È importante esprimere la volontà prima. In questo modo chi resta è sollevato dal peso della scelta, dall'obbligo di doversi esprimere al posto nostro in un momento così difficile. Mi chiamo Valentina Rinaldi, lavoro all'ospedale civico di Lugano come infermiera di cure intense e dal 2020 come coordinatrice locale della donazione di organi e tessuti. Mi sono avvicinata al tema della donazione lavorando in cure intense, dove sono presenti i pazienti in morte cerebrale e quindi i potenziali donatori. Ho voluto approfondire questo tema affascinata dalla sua complessità, sia da un punto di vista medico che da un punto di vista umano, e penso soprattutto al rapporto con i familiari. È fondamentale instaurare un rapporto di fiducia con i familiari, diventare il loro punto di riferimento per qualsiasi domanda o dubbio durante tutto il processo di donazione. Mi ricordo di un paziente molto giovane che in vita aveva espresso chiaramente la volontà di donare. Nella sua morte, come sempre nel caso di una persona giovane, non si riesce a trovare un senso. Per i suoi genitori è stato importante avere la certezza di poter dare seguito alla sua volontà, nonostante non potesse alleviare il loro dolore. In quanto esseri umani, anche se professionisti del settore, non è possibile vivere queste situazioni senza esserne coinvolti emotivamente. Personalmente sarei contenta di sapere di poter aiutare qualcuno dopo la mia morte, di essere utile.